credo che Perugia sta cominciando a trovare un'identità, soprattutto dal punto di vista caratteriale. E partendo da certe cose sono delle variazioni che sono possibili in corso d'opera. Ora però è fondamentale, era fondamentale come prima ancora di trovare una quadratura tattica, era fondamentale trovare una quadratura, chiamiamola comportamentale, caratteriale. Io non vorrei che i ragazzi, soprattutto nel momento in cui entrino alcuni, vogliano far vedere qualcosa di diverso da quello che sono e magari non puntano sulla qualità maggiore che ci resta in questa categoria. Ecco, questo. L'impressione abbiamo avuto rivedendo la partita insieme, perché l'abbiamo rivista insieme, perché è giusto fosse così in ritiro, anche perché abbiamo molto tempo da spendere insieme, è stato quello di non sembrare noi stessi, di voler scegliere delle soluzioni non adeguate a questo campionato, di voler sembrare forse anche più bravi nei singoli rispetto che a un valore assoluto di squadra. Io francamente non ho cambiato molto nella settimana di ritiro. Né metodologia di lavoro né comunicazione. Certo, ho puntato a una responsabilizzazione maggiore dei singoli e ovviamente ho fatto delle scelte anche, credo, mirate, credo che poi peraltro siano anche andate abbastanza bene, e puntando sul carattere piuttosto che sulla tecnica assoluta. Io ho intenzione di confermare lo spirito, quindi chi mi dimostra da fra un po' di avere lo spirito per affrontare questa partita, chi capisce che stare a Perugia vuol dire giocare 7 partite settimanali, qualcuno ha fortuna di giocarne 7, qualcuno ha la fortuna di giocarne 6, chi 5 più una con la Juniores, però chi dimostra questo spirito da adesso in poi andrà in campo al Curi e fuori casa, perché non abbiamo altre vie, abbiamo dimostrato domenica che non ci sono altre vie. Un momento complicato come la settimana scorsa offre tanti spunti a chi vuol crescere, io cerco di trarne vantaggio. Ho la fortuna di aver avuto la società molto vicina al mio fianco e molto solida. Ho avuto la fortuna di avere un fuoriclasse al mio fianco, che Walter Alfredo Novellino, che mi ha dispensato i giusti consigli. L'ultima parte di cui abbiamo sempre parlato è quella tecnica, quanto piuttosto di quella comportamentale e di gestione della tensione. E in questo avere una persona così in amicizia vicino, che lo fa senza alcun interesse se non apposta la voglia del Perugia crescere, è una fortuna enorme.